Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questa lezione ci occuperemo di configurare ed utilizzare le funzioni di I/O Setup contenute in Studio One Pro. In base quindi al nostro dispositivo audio, quindi la nostra scheda audio, potremmo configurare una o più uscite separate o ingressi separati in maniera indipendente e quindi utilizzare Studio One anche come se fosse un mixer reale. Vediamo come fare. Prima di tutto accediamo alla I/O Setup. Possiamo accedere a questa finestra attraverso le funzioni preferenze, Song Setup, Audio I/O Setup. Qui dentro possiamo quindi configurare tutti i nostri ingressi ed uscite della scheda audio. Appena collegata ed installata la nostra scheda audio, ci troveremo in questo tipo di configurazione, sia in ingresso che in uscita. In questa finestra troviamo infatti tutto ciò che riguarda la configurazione degli ingressi e delle uscite della scheda audio verso il mondo esterno. È una parte di Studio One che mi ha visto coinvolto nella realizzazione di questa Futures, per cui ne sono particolarmente orgoglioso. Ma vediamo nel dettaglio come utilizzarla al meglio. In alto troviamo sia nella sezione Input sia nella sezione Output tutti gli ingressi e le uscite fisiche della scheda che vengono qui elencati, in questo caso la Fireface UFX Plus, e quindi tutti i suoi ingressi analogici, i quattro preamplificatori microfonici anteriori, gli ingressi AESEBU, gli ingressi ADAT e ovviamente gli ingressi MADI, per un totale di 94 ingressi. Questa configurazione ovviamente la troveremo anche utilizzando le altre schede audio. Il principio è esattamente lo stesso. Nella sezione Output abbiamo già un Main Output che viene assegnato normalmente alle uscite analogiche 1 e 2 e sarà l'uscita Main del Master, quindi quella che troveremo nel mixer e che ovviamente porterà tutto l'audio di Studio One verso l'uscita Main. Nel mio caso specifico ho assegnato tutti gli ingressi e tutte le uscite analogiche all'outboard esterno del mio studio, quindi gli input e output 1 e 2 sono assegnati direttamente al Maselec MLA2, 3 e 4 all'Elijah Expressor, 5 e 6 al mio Buzzpressor JGR VC4 e 7 e 8 all'Eventide H3005. Vedremo poi come sarà configurato. Nel caso in cui però volessimo utilizzare le uscite su differenti coppie di monitor, come ad esempio voler avere a disposizione più monitor e poterli poi switchare all'interno della DAW, dovremo necessariamente aggiungere dei bus e assegnarli quindi direttamente alle uscite fisiche della scheda. Per fare questo andiamo su Aggiungi Stereo e come vediamo Sub One viene creato per poter essere poi assegnato alle uscite relative analog 3 e 4. Proseguiamo 5, 6, 7, 8. In questo momento quello che noi chiamiamo sub potremmo chiamarlo ad esempio speaker A, speaker B, speaker C, qualora avessimo a disposizione quindi tre diversi tipi di monitor. Facciamo apply ed ora sono assegnati automaticamente. Troveremo queste opzioni ovviamente in tutti i canali. Andiamo a vedere come. Facciamo ok, apriamo il nostro mix e aggiungiamo delle tracce audio. Le chiameremo test, aggiungiamone 4 stereo e allargando la finestra del mixer avremo la possibilità di notare questa sezione sopra il pan dove tutte le tracce adesso sono indirizzate a main, che è questa che troviamo qui a destra, che è il master bus di Studio One. Se volessimo far uscire l'audio della traccia 1, nello speaker A possiamo selezionarlo qui ed avere quindi le tracce anche 2 e 3 direzionate su speaker A, B e C. Se i nostri speaker sono delle spie mono, ad esempio, potremmo creare degli ingressi e delle uscite mono direttamente dalla I/O Setup. Questa volta accediamo alla stessa finestra cliccando su I/O qui in alto a sinistra nel mixer e aggiungiamo, ad esempio, dei bus mono che potremmo sempre assegnare alle nostre medesime uscite e quindi avere anche l'opzione mono disponibile per le uscite dei canali che abbiamo prima visto. Quindi questo sarà speaker A1, A2, B1, B2, C1, C2. In questo modo adesso, cliccando su Applica, avremo la possibilità di scegliere, ad esempio, avendo a disposizione una traccia mono, aggiungiamola, o trasformiamo in mono la nostra traccia stereo, cliccando su questo pulsante qui in alto, avere la possibilità di scegliere l'uscita speaker A1.
e quindi in questo momento non avremo più a disposizione il panno ovviamente, ma il suono di questa traccia andrà direttamente all'uscita A1 che corrisponde all'uscita analogica 3. È un sistema molto utile per poter poi avere a disposizione sia un'uscita stereo sulle varie coppie di casse, sia un'uscita mono ad esempio su monitor esterni. In una configurazione live potremmo addirittura aver necessità di creare dei Q-Mix. Il Q-Mix è una sorta di mix alternativo per chi utilizza normalmente le cuffie e che non viene influenzato dal mix master che noi stiamo utilizzando all'interno dei nostri arrangiamenti. Ad esempio all'uscita Phones, un bus stereo nuovo che sarà assegnato alle uscite 9 e 10 della mia scheda audio, lo chiameremo Phones A. Cliccando sul Q-Mix questa uscita verrà sì indirizzata alle cuffie, ma la ritroveremo all'interno del mixer di Studio One sotto la voce Q-Mix. In questo modo l'uscita, in questo caso che va nel main, quindi l'uscita del mix, potrà essere dosata sulle varie cuffie. Infatti aggiungendo altre tracce che potrebbero essere appunto batteria, ogni traccia avrà a disposizione il suo Q-Mix personale, quindi in cuffia avremo la possibilità ad esempio di regolare la cassa, il rullante, il charleston in maniera diversa e indipendente dal mix che stiamo utilizzando all'interno di Studio One. Ovviamente adesso utilizzando l'uscita cuffie possiamo creare un Q-Mix per le cuffie, ma se volessimo creare un Q-Mix per un monitor ad esempio live, un monitor per un cantante, dovremo creare sempre dalla Yo Setup l'uscita ad esempio speaker C in versione Q-Mix. Il Q-Mix non funziona sulle uscite mono, per cui avremo ora a disposizione nella finestra di Q-Mix anche lo speaker che abbiamo selezionato, speaker C, quindi su quella cassa indirizzare soltanto alcune tracce e in modo particolarmente specifico. Lo stesso discorso lo ritroviamo all'interno delle uscite fisiche di Studio One. Cliccando su Output abbiamo a disposizione, come vediamo, le uscite che abbiamo appena configurato relative proprio alle uscite analog a cui sono state assegnate. Ricordiamo che Main è assegnato a 1 e 2, ma nel mio caso ad esempio le casse sono collegate all'uscita Aesebu, selezionerò Aesebu e quindi 1 e 2 saranno liberi e utilizzabili come accade nel mio studio per andare verso un outboard esterno. Per cui qui abbiamo nella finestra di Outputs quello che rappresenta appunto l'uscita sui vari speakers. Come vediamo speaker C e Phones A possiedono lo Zero Latency Monitor che può essere attivato direttamente perché non coinvolge l'eventuale latenza che potremmo avvertire nella fase di mix. Questo torna utilissimo per chi ad esempio registra la batteria e ha necessità di un Q-Mix estremamente veloce senza alcun tipo di ritardo. Questa è la parte del mixer dedicata esclusivamente alle uscite, quindi non coinvolge assolutamente il mix che noi faremo all'interno di Studio One utilizzando i plugin. Configuriamo ora gli input, torniamo sempre nella Yo Setup, andiamo su Input e aggiungiamo i bus mono per ogni input a disposizione della scheda audio. Facciamo applica e assegniamo ad esempio ingresso 1 chitarra, ingresso 2 basso, ingresso 3 e 4 potrebbe essere un ingresso mono o stereo. Potremmo aggiungere tastiere come faremmo in un mixer reale in una situazione live, 5 e 6 sequencer eccetera eccetera. I fader che vediamo qui al lato ci mostrano, suonando ovviamente con lo strumento collegato, se il segnale sta effettivamente entrando. Ogni sezione può essere anche colorata e quindi avere una corrispondenza visiva più semplice ed individuabile mentre lavoriamo, e la ritroviamo una volta cliccato su applica all'interno degli ingressi. Quindi cliccando su input e allargando la finestra avremo a disposizione gli ingressi che vediamo e che abbiamo appena configurato. In questi ingressi possiamo controllare il segnale in ingresso, eventualmente alzarlo di gain attraverso questa funzione che troviamo qui in alto qualora fosse troppo basso, o troppo alto potremo abbassarlo, invertire la fase e inserire qualche plugin in grado di lavorare in insert sul canale direttamente in ingresso, come ad esempio potrebbe essere un limiter o un compressore o un equalizzatore. Ricordiamoci che inserendo i plugin in questa sezione verranno registrati nella traccia audio senza possibilità di poter essere poi esclusi successivamente, quindi come se avessimo dei veri insert analogici nel nostro ingresso. Cliccando con command click i potenziometri tornano nella posizione originale. Una volta configurato l'ingresso potremo ad esempio tornare nella traccia 1, utilizzare l'ingresso guitar, accendere il monitor
e ascoltare la chitarra in tempo reale nel canale di monitoring. Ricordiamoci che al momento la chitarra sta entrando, ma viene direzionata nello speaker 1. Potremmo poi direzionarla ad esempio in altre uscite della scheda audio o direttamente nel main. Qualora la indirizzassimo nel main, avremo a disposizione il Q Mix da inviare appunto alle cuffie o a un altro speaker. Per cui il segnale di chitarra entra nell'ingresso 1, finisce nella traccia di monitoring dove potremo applicare i plugin che non vengano registrati, quindi una chitarra verrà registrata, pulita, il plugin potrà essere poi eventualmente sostituito o escluso, e contemporaneamente inviare questo segnale sia all'uscita cuffie o una delle uscite cuffie, sia a un monitor esterno per il mix, se stessimo lavorando in una situazione di recording live. Questa situazione può diventare estremamente utile anche per inviare una traccia di click. Ad esempio, se noi adesso andassimo a creare una configurazione di looping, andando nelle preferenze del metronomo, potremmo fare render metronomo dall'inizio alla fine della song o all'interno del loop che abbiamo selezionato. In questo modo avremo una traccia metronomo chiamata appunto click, che potrà essere indirizzata alle cuffie o agli speaker e ovviamente assegnata ad uno degli speaker che troviamo qui al lato direttamente come uscita. In questo caso sta andando su main, ma abbassando il volume andrà soltanto nelle uscite che abbiamo selezionato nella sezione di QMix. Quindi non ascolteremo il click in main, a meno che non sia attivo, quindi in questo caso, ma la traccia di click andrà soltanto appunto nella uscita di phones e speaker che abbiamo scelto. Torniamo nella finestra di IO Setup e vediamo le altre features. Nel mio caso, come vi dicevo, ho configurato gli IO Setup per il mio studio e quindi attraverso l'outboard analogico che utilizzo nel send return delle song che vado a missare, quindi creando un vero e proprio sistema ibrido. L'abbiamo già visto nel tutorial riguardante la RME UFX Plus. Lo rivediamo ora in una versione più semplice, quindi andando negli input io già so che i miei ingressi da 1 a 8 sono assegnati alle macchine esterne, che quindi sono Maselec, Elijah, VC4 e Eventide. Lo stesso faccio nelle uscite, quindi andrò su output, aggiungerò delle uscite stereo che chiamerò appunto nello stesso modo, ed ora queste uscite e questi ingressi sono assegnati al mio outboard esterno, per cui accenderò un nuovo bus assegnandolo appunto alle uscite a Esebu che vediamo qui in alto, e chiamerò ad esempio Master Out. Coloriamolo così da poterlo individuare più facilmente all'interno poi delle nostre sessioni. Posso configurare ora la mia uscita cuffia, quindi quelle delle schede audio, aggiungendo altri due bus stereo che andranno appunto a unirsi a Phones 910 e Phones 1112, perché la mia scheda possiede due uscite cuffie. Lo chiamerò appunto Phones A e Phones B, da poter gestire anche nella sezione QMix. Applica. Potrò poi configurare le uscite ADAT o le uscite MADI per mandare le uscite digitali della DAW verso un convertitore esterno, nel mio caso, che finirà poi nel sommatore analogico. In questo caso il sommatore analogico l'ho collegato, quindi il mio Ferrofish A16 Mark II l'ho collegato direttamente al sommatore Vintage Maker attraverso l'interfaccia MADI, perché in questo modo posso gestire le uscite digitali a 96 kHz, a differenza di quelle che posso poi utilizzare invece attraverso le uscite ADAT. Come sappiamo, l'uscita ADAT lavora fino a 48 kHz sul canale singolo, oppure 96 kHz se smuxato, ossia sommando le trasmissioni dei due canali, per cui lavorando a 96 kHz avrei a disposizione soltanto 8 canali e non 16, mentre attraverso l'uscita MADI posso utilizzare i bus a 96 kHz su canale singolo. Quindi aggiungo uscite stereo partendo da MADI 1, eccetera eccetera. I miei ingressi rimasti sono appunto gli ingressi microfonici, che nel mio caso ho aggiunto in modalità stereo per poter entrare in recording, quindi imprinting dall'uscita del sommatore, quindi sarà il Vintage Maker, quindi utilizzerò gli ingressi microfonici 9 e 10 per registrare l'uscita del sommatore analogico, e gli ingressi 11 e 12 per poter collegare la mia DI, quindi utilizzare degli ingressi indipendenti dove attaccare ad esempio una chitarra o un multieffetto, eccetera eccetera. Ho ancora a disposizione tutti gli altri ingressi digitali che potrò utilizzare con altri convertitori o in accoppiata con un'altra scheda audio. Tutte queste configurazioni poi le vedrò appunto nella sezione degli ingressi. Riposizionando il canale in modalità stereo avrò a disposizione i sub
che ho appena configurato, quindi Myselec, Elijah, eccetera, eccetera. Lo scopo in realtà è quello di non avere a disposizione questi ingressi in questa configurazione, ma quella di poter creare una pipeline, come abbiamo visto nel tutorial sulle pipeline, in grado di utilizzare l'outboard esterno attraverso la configurazione ingresso-uscita Myselec. In questo modo la pipeline indirizza il segnale che andrà nel master in uscita verso il Maselec e in ritorno dal Maselec. In questo modo potrò utilizzare il Maselec, quindi l'unità esterna outboard, come se fosse un plugin all'interno di Studio One. Ho già fatto anche un video su come utilizzare il Maselec all'interno di Studio One, quindi per chi è interessato a capire come utilizzare outboard esterni in tempo reale all'interno della DAW, il consiglio è quello di seguire i tutorial già fatti sul Maselec e sulla configurazione della UFX Plus dell'RME. Per concludere il discorso live mixing, possiamo aggiungere ad esempio dei bus e indirizzarli direttamente alle uscite separate, come ad esempio sub 1, sub 2, eccetera, eccetera, e inviare attraverso i send una mandata al bus che andrà appunto ad esempio ad essere correlato all'uscita sub 1. Mettiamo ad esempio di avere sub 1 su uno speaker collegato all'uscita 3 della scheda audio, e quindi questo lo chiameremo speaker out o monitor out 1. Questa sarà la traccia di batteria. Potremo scegliere se inviare una certa quantità appunto direttamente a questo bus che andrà nell'uscita, mentre comunque l'uscita batteria continuerà ad andare nell'uscita principale, che in questo caso è il main out. Questo per creare un altro sistema di submixing, come accade appunto nelle altre DAW, come ad esempio Pro Tools, Logic o Cubase. Come vedete, il sistema di I/O setup è estremamente flessibile e veloce da configurare. Una volta terminato, possiamo creare export e salvare la nostra configurazione in modo da poterla ricaricare al momento dell'arrivo di una song, ad esempio presente da un altro studio o che ci venga inviata da un cliente, quindi abbiamo necessità di poter caricare il nostro setup. Nel mio caso, visto che è molto complesso, ho necessità appunto di creare un setup rapidissimo e quindi richiamabile in ogni situazione. In questo modo viene automaticamente ricaricato tutto il setup del mio studio, come vediamo è molto complesso, e quindi riutilizzarlo velocemente attraverso le uscite e gli ingressi che ho configurato. Come vediamo, infatti, i primi ingressi sono assegnati al Maselec, l'Expressure, VC4, l'Eventide, l'uscita cuffie, le casse Adam, le uscite Ferrofish che vanno direttamente al convertitore, quindi al sommatore, un'uscita Reference che non viene influenzata dal mix, e le uscite ADAT che vanno verso la quantum esterna per poter utilizzare anche un altro computer in fase di mix e quindi raddoppiare la potenza di lavoro. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!